Il secondo giorno. Le tre correnti spirituali. Mi auguro, caro lettore, di non averla annoiata ieri con i miei racconti di un tempo ormai passato da tanti anni. Malgrado ciò, ho ritenuto necessario parlarne per rendere evidente che il tema di questo libro ha una lunga storia ed è strettamente connesso al processo di evoluzione dell'antroposofia. Oggi voglio dare un primo abbozzo delle tre correnti spirituali che sono al centro di questo libro. La prima corrente è l'antroposofia stessa. Nelle massime antroposofiche che Rudolf Steiner scrisse durante il suo ultimo anno di vita e che pubblicò ogni settimana nel settimanale Das Gehtnium, egli descrive lo scopo dell'antroposofia nel seguente modo. L'antroposofia è una via della conoscenza che vorrebbe condurre lo spirituale che è nell'uomo allo spirituale che è nell'universo. Si tratta dunque, nel caso dell'antroposofia, di una via della conoscenza. Come è noto, fu Rudolf Steiner ad inaugurare l'antroposofia. Possiamo vedere in lui la guida dell'umanità, l'iniziato umano che ebbe il compito di aprire al pensiero occidentale l'accesso alla conoscenza della realtà spirituale. Si potrebbe dire, egli si compenetrò delle forme di pensiero venute in uso nella civiltà contemporanea, al punto da diventare capace di trasformarle in concetti mediante i quali il mondo spirituale diventa accessibile alla conoscenza acquisita tramite il pensiero. Se vogliamo comprendere l'evoluzione dell'antroposofia con le sue basi, è necessario approfondire la comprensione del destino di Rudolf Steiner. E non solamente della sua incarnazione come Rudolf Steiner, ma anche delle sue incarnazioni precedenti. Conosciamo queste precedenti incarnazioni perché ne parlò a Ita Wegman. Nel 1976 fu pubblicato un libro per i soci della Società Antroposofica che riporta quanto egli comunicò a Ita Wegman nelle sue precedenti incarnazioni. La prima incarnazione di Rudolf Steiner avvenne durante un periodo relativamente tardo nell'evoluzione dell'umanità, attorno al 3000 a.C. La sua descrizione si trova nel cosiddetto poema, Epos, di Gilgamesh. Consiglio a chiunque di leggerlo. Questo poema, forse sarebbe meglio dire mito, parla dell'incontro di due anime. Dello stesso Gilgamesh di cui in una conferenza Rudolf Steiner dice espressamente che si tratta di un'anima vecchia, che significa dunque che aveva già avuto alcune incarnazioni, e di Enkidu, un'anima molto giovane che a quel tempo stava attraversando la sua prima incarnazione. Per Gilgamesh, l'anima vecchia, è caratteristico il fatto che la sua volontà abbia già avuto un forte sviluppo. E infatti Gilgamesh, il personaggio del sovrano. Nel mito egli viene indicato come usurpatore e si racconta che si era autoproclamato re di Uruk in Babilonia. Ora Gilgamesh incontra Enkidu, chiamato anche Eaibani in edizioni più antiche, che viene descritto come un essere non ancora completamente terreno, come un uomo che vive ancora totalmente nella realtà cosmica. Questo Enkidu è la prima incarnazione di Rudolf Steiner. Egli vive tra gli animali ed è ancora privo di esperienza terrena. Sono soltanto le arti erotiche di seduzione di una sacerdotessa del santuario di Ishtar, Astarte, a svegliare in lui le prime sensazioni astrali.
Solo il fatto che dentro di lui vengano svegliati emozioni e sentimenti lo rende veramente uomo. Ciò comporta, tra l'altro, la conseguenza che gli animali si ritirano da lui. Quando incontra Gilgamesh, tra i due nasce una profonda amicizia. Il mito narra inoltre come i due amici sostengano insieme la lotta contro il grande mago di magia nera, Uvava, e contro il toro celeste. Dopo il combattimento con il toro, Enkidu muore e Gilgamesh rimane solo. Questi allora parte in cerca della vita eterna. Sperimenta la morte di Enkidu come un fatto ignominioso e intende sottrarsi a questa sorte. Nel lontano occidente, nell'odierno Burgenland, Austria, egli trova un luogo di misteri presieduto da Utnapishtim. Questo grande iniziato sottopone Gilgamesh a una serie di prove per metterlo in grado di unirsi alla vita eterna. Questo Utnapishtim nella Bibbia è chiamato Noè ed è un'incarnazione di Manu. Di Manu parlerò ancora nell'ultimo svolgimento delle nostre considerazioni. Nelle conferenze tenute durante il convegno di Natale del 1923, che conferì alla società antroposofica un carattere totalmente nuovo, egli descrive come queste due anime, Gilgamesh e Enkidu, si cerchino sempre di nuovo sperimentando destini comuni in una serie di incarnazioni susseguentisi. Ne parlerò ancora più dettagliatamente. Da questa catena di incarnazioni, però, risulta anche che, essendo due entità così contrapposte, esse siano sempre complementari una all'altra. Ciò che l'uno non è in grado di fare è capace di farlo l'altro, e viceversa. Di conseguenza, anche nella nostra epoca o nel prossimo futuro, Rudolf Steiner sarà incarnato assieme alla sua anima gemella per completare l'opera iniziata all'inizio di questo secolo. Nei tempi precristiani, la conoscenza dello spirituale nel cosmo si tramandava nei luoghi dei misteri. Tutti i misteri a quei tempi erano misteri di saggezza. Si trattava di un piccolo numero di persone che intraprendevano una via specifica per conseguire questa saggezza, questa conoscenza del mondo spirituale. Era Michele colui che, essendo lo spirito solare centrale, rappresentava l'intelligenza cosmica. Egli, quale amministratore dell'intelligenza cosmica, aiutava gli uomini a conseguire questa conoscenza. Era colui che ispirava gli uomini, che insufflava loro le conoscenze necessarie al momento. Però voi, cari lettori, sicuramente saprete, Rudolf Steiner ne parlò sovente, che Michele si è ritirato. Egli ha ceduto agli uomini lo sviluppo dell'intelligenza. L'intelligenza cosmica è diventata così intelligenza umana. Questa intelligenza deve essere sviluppata e usata in modo tale che la saggezza possa essere restituita in dono a Michele in forma umana. Questo è un pensiero chiave della scuola di Michele, fondata nel senso terreno durante il già menzionato convegno di Natale 1923. Trasformando, mediante la nostra attività interiore, ciò che ci è stato donato come sapienza cosmica, per esempio tutto quanto è stato formulato in versi e testi nell'ambito della scuola di Michele, noi doniamo la sapienza nuovamente a Michele. Ora però in forma umana e individualizzata. La sapienza di Michele potrà assumere un'importanza effettiva per il futuro soltanto grazie a questa azione interiore, cioè alla trasformazione della conoscenza cosmica in conoscenza umana. Si tratta, questa, di una via che chiunque può percorrere, ognuno in un modo del tutto specificamente individuale.
A questo ridonare è legato un altro aspetto che qui deve essere ancora toccato. Nella cosiddetta pietra di fondazione, recitata da Rudolf Steiner durante il convegno di Natale 1923, si trovano le seguenti parole: perché i pensieri universali dello spirito dominano nell'essere universale implorando luce. Questo è un pensiero tipicamente aristotelico. Lo spirito è nella realtà, non dietro o al di sopra di essa, come ritiene Platone. Lo spirito giace nascosto nella realtà e tende alla luce. È compito dell'uomo congiungersi con la realtà a tal punto che questo spirito nascosto nella materia venga umanizzato, liberato. Questa corrente spirituale, cioè la corrente dell'antroposofia e di Rudolf Steiner, occupa un ruolo molto importante nell'evoluzione dell'umanità. Tuttavia, paragonata alle altre correnti, essa è ancora giovane. Soltanto dopo l'adempimento di due premesse essa poté assumere la sua forma attuale. In primo luogo doveva essere terminato il Kali Yuga, l'epoca oscura che durò dal 3101 a.C. al 1899 d.C. Nel corso di questo periodo, il mondo spirituale si chiuse sempre più all'uomo, permettendogli di sviluppare una vita animica autonoma, interiorizzata. Solamente dopo la fine del Kali Yuga fu nuovamente possibile percorrere la via verso le gerarchie spirituali. La seconda premessa richiedeva la presenza di un iniziato capace di trasformare la sapienza cosmica in forme terrene, nel linguaggio terreno. Michele non parlava in tedesco e Rudolf Steiner ha fatto proprio questo. Si è congiunto alla terra, ai concetti terreni, al linguaggio terreno, all'arte, alle condizioni sociali e così via, in modo tale da poter trasformare la saggezza di Michele nell'antroposofia in una saggezza terrena, umana. Qual è il grande compito dell'antroposofia? Lo spirito imprigionato nella materia anela alla liberazione tramite la conoscenza dell'uomo. Nell'antroposofia si tratta dunque di conoscenza rivolta all'essenza della materia, della natura, del cosmo, dell'uomo. È stata questa la missione di Rudolf Steiner. Anche la scuola di Michele nel suo insieme appartiene perciò alla corrente dell'antroposofia. Questo impulso si manifesta inoltre in tutto ciò che è connesso a istruire, a corsi, a gruppi di lavoro e di studio e a quant'altro di simile. Quasi tutte le persone che si sentono attratte dall'antroposofia ne vengono a contatto grazie a questa corrente. Eppure per molti di loro, prima o poi, si desta la sensazione che in fondo, oltre alla mera conoscenza, essi stiano cercando qualcos'altro ancora. Ciò che si nota soprattutto è il fatto che esistano persone che vogliono fare qualcosa di pratico. Si tratta di quelle persone che vogliono cambiare il mondo con le loro mani.
che vogliono nobilitare il mondo trasformandolo in un'opera d'arte. Rudolf Steiner una volta affermò che è compito della corrente rosicruciana trasformare il mondo in un'opera d'arte in modo che possa diventare il germe di una futura incorporazione del nostro pianeta, della cosiddetta fase di Giove. Tutto quanto allora non sarà trasformato sparirà e non potrà far parte della fase successiva. Questa seconda corrente attraverso il suo nome ci conduce a Christian Rosenkrantz, una individualità che sotto questo nome ha raggiunto notorietà in una delle sue incarnazioni precedenti. Questo Christian Rosenkrantz possiede una storia personale molto più lunga di Rudolf Steiner. Un'importante incarnazione precristiana fu quella nella persona di Hiram Habif, il costruttore del Tempio di Salomone. Salomone era un uomo di profonda sapienza cosmica. Sebbene conoscesse le dimensioni cosmiche del Tempio, non era però in grado di indicare quanto dovesse essere spessa una trave per essere forte abbastanza da poter reggere il tetto. Per questo egli gli occorreva un costruttore che conoscesse le leggi terrene. Salomone, quale discendente di Abele, per questo compito aveva bisogno di trovare un discendente di Caino. Nella cosiddetta leggenda del Tempio, un importante documento rosicruciano, Hiram afferma che il suo avo primordiale è Tubal-Caino, fondatore dell'arte dei fabbri e degli architetti. Si può dunque dire che la corrente rosicruciana è una pura corrente solare sostenuta da Cainiti. La parola Caino significa colui che è capace. Dunque, non colui che sa, ma colui che è capace di fare. Dove appare questa individualità, vediamo sempre che si pone come meta la nobilitazione della terra. Ciò incomincia con l'agricoltura. Caino fu il primo ad arare la terra per coltivarla, per aprirla affinché le forze del sole, dispensatrici di vita, potessero penetrarla. Egli è colui che come fabbro forgiava il ferro grezzo per farne attrezzi. Questo è il compito dei rosacruciani, nobilitare la sostanza. Nel corso dell'evoluzione dell'umanità questo fatto si manifesta in svariate forme. Nel Medioevo c'era l'alchimia, il confronto con i quattro elementi, terra, acqua, aria, fuoco, e la ricerca della quintessenza, cioè del quinto elemento, la forza vitale. Ricondurre la sostanza terrena nella sfera della vita. Era questo il nocciolo dell'alchimia. Una simile attività è possibile soltanto se accompagnata da processi evolutivi interiori che penetrano in profondità. Vale a dire quando vengono sviluppate forze morali. I rosacruciani moderni sono persone che svolgono questo lavoro in senso moderno.
Penso ad esempio ai farmacisti nel campo della medicina antroposofica, che producono medicinali in maniera alchemica. Quando si osserva come vengono preparati questi medicamenti, si può solo dire: questa è pura alchimia. Penso però anche agli agricoltori biodinamici che nei loro cumuli di composto introducono preparati che hanno effetti cosmici, che riconducono al cosmo la sostanza terrena. Nella compostazione lo spirito viene liberato dal suo vincolo con la terra. Sì, è realmente così. Ma poi penso anche agli artisti che, per esempio, da un blocco di materia creano una scultura che affiora in bellezza. Si può dunque vedere come un rosacruciano moderno da un blocco di materia crei una scultura e l'altro dalla stessa materia prenda soltanto una piccola quantità e la trasformi in medicinale. Così vediamo nelle nostre cerchie delle persone che manifestano continuamente la profonda volontà karmica di percorrere questa via. È vero che Rudolf Steiner ha inaugurato l'agricoltura biodinamica, che era in grado di indicare come si svolgono i processi alchemici nella preparazione dei preparati e così via. Ma egli stesso non è mai diventato agricoltore, perché il suo compito era portare la conoscenza e sempre doveva aspettare che si trovassero le persone che l'avrebbero applicata nel lavoro concreto. Christian Rosenkranz opera attraverso tutti i tempi, da Caino fino al passaggio alla fase di Giove. La corrente spirituale diretta da lui è davvero molto ampia e potente. Esistono delle persone che sono così profondamente ed esistenzialmente legate a questa corrente, che per essa sacrificano la propria vita. Penso a poco tutto questo mi divenne chiaro, pensai: qui si tratta certamente di una polarità. Da un lato abbiamo l'antroposofia come via della conoscenza, dall'altro lato c'è la concreta azione dei Rosacruciani. E allora pensai: deve esistere anche un centro, una corrente che porta alla compensazione di questa polarità. Questa terza corrente, così, pensai allora nel mio intimo, deve essere una corrente che è legata all'anima, o meglio, alla salvezza dell'anima. La conoscenza è legata allo spirito. Lo spirito dell'uomo, che ha le sue origini nell'eternità, è immune dalle forze di opposizione. È di una qualità spirituale così elevata che le potenze delle tenebre non possono toccarlo. Le potenze di opposizione sono però assolutamente in grado di minacciare e addirittura distruggere l'anima umana, che si trova tra lo spirito e la materia e nella quale si svolgono i processi evolutivi veri e propri. Senza l'anima, l'uomo non è in grado di fare esperienze e di progredire. Pensai dunque, deve per forza esistere una corrente che ha come campo d'azione la salvazione dell'anima umana. Ho lottato a lungo con questa domanda: di quale corrente si tratta qui? Poi un bel giorno mi svegliai e mi dissi: com'è possibile che tu sia stato cieco per così tanto tempo?
La più antica guida dell'umanità è Manu. Fin dai tempi della Lemuria, egli ha partecipato a tutto quanto l'anima umana ha sperimentato. Nell'epoca atlantica, egli fu il fondatore dei centrali misteri del Sole. Zarathustra ed Ermete sono suoi discepoli. Manu fu anche colui che all'inizio dell'epoca post-atlantica raccolse attorno a sé quegli uomini che avevano già sviluppato i principi di una coscienza dell'Io. E con questi uomini egli si dirige verso Oriente per fondare la civiltà paleoindiana. Non occorre qui parlare più dettagliatamente. Rudolf Steiner ne parlò in molte occasioni. Dalla civiltà paleoindiana, sotto la guida di Manu, sono nate tutte le civiltà che infine portarono all'attuale civiltà occidentale. Dunque, in successione, le civiltà paleopersiana, egizio-babilonese e greca. Questo Manu costituisce il centro. Il suo compito è l'evoluzione dell'anima umana. Perché di questo si trattava nelle civiltà che si susseguivano. Del diventare l'anima autonoma in un primo tempo dall'anima senziente, poi dall'anima razionale affettiva ed infine dall'anima cosciente. Manu, che guidò i popoli dell'Atlantide verso Oriente, da sempre chiamato il divino Manu, non era dunque egli un essere umano e di conseguenza una guida dell'umanità, nel senso in cui l'abbiamo descritto nel capitolo precedente? È mia opinione che egli fu proprio un uomo, il più grande che sia mai vissuto. Ma nei tempi prima della nascita del Cristo, e forse anche dopo, egli si è reso penetrabile dalle alte entità divino-gerarchiche che poi poterono operare per il suo tramite. Una volta Rudolf Steiner affermò in una delle prime conferenze sull'Atlantide che il Manu divino in tempo futuro sarebbe divenuto un Manu umano. Nell'epoca attuale, egli disse: la nostra evoluzione ha raggiunto un punto tale che questo Manu umano si può manifestare. Su questo punto mi sono rotto la testa per 40-50 anni. Mi domandavo che cosa significa che il Manu divino diventerà un Manu umano. Riprenderò questo argomento in seguito. Solamente dopo l'ultimo intervento chirurgico compresi, in realtà, le tre correnti agiscono sempre insieme. Almeno così dovrebbe essere. Tuttavia è vero che c'è sempre un determinato accento o sull'antroposofia, o sul rosicrucianesimo, oppure sulla corrente di Manu. È anche importante che si sappia a quale delle correnti ciascuno principalmente appartiene. Nello stesso tempo, però, bisogna anche realizzare che tutte e tre dipendono una dall'altra. Se si esamineranno con maggior precisione le correnti, si scoprirà che nel corso della storia si sono sempre date la mano essendo reciprocamente complementari. Nei prossimi capitoli tratterò ciascuna delle tre correnti in dettaglio.